Un'operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'esecuzione di cinque misure cautelari, di cui due in carcere, persone tra i 19 e i 25 anni di origine egiziana. Una risposta importante di carabinieri e procura al fenomeno della delinquenza di strada. Operazione seguita dalla procura, coordinata dal comandante provinciale dei carabinieri Nicola Mirante, con le indagini portate avanti dalla compagnia. Si tratta di episodi avvenuti tra aprile e maggio di una certa gravità e violenza, rapine, risse e aggressioni, con l'uso di bastoni e coltelli. Trovata anche una pistola giocattolo senza tappo. La vittima è un minore tunisino. In un caso, ma nessuno si era accorto di nulla perché non c'era stata denuncia. A far scattare però le indagini, la denuncia invece di un vigilantes che era rimasto coinvolto in un'aggressione. Chi ha chiamato 112 carabinieri a ritroso sono riusciti a ricostruire tutto ciò che era avvenuto nel mese precedente. In una casa del centro storico di uno dei soggetti arrestati è stata rinvenuta una mazza da baseball usata per la prima aggressione, la pistola giocattolo. Si tratta di bande organizzate. Alcuni dei soggetti coinvolti lavorano, altri sono dediti allo spaccio. Le zone incriminate sono il Terminal di Colle Maggio e il Parco del Castello negli orari più vari. Importantissima la sinergia tra procura e carabinieri. Non c'è soltanto l'operazione di cui abbiamo parlato oggi, ci sono anche gli arresti in flagranza che sono stati operati dalla questura. Ieri, se non sbaglio, e comunque, come hanno già spiegato gli appartenenti alle forze dell'ordine, rientrano in un controllo del territorio che stiamo cercando di rafforzare in tutti i modi. Delle cinque misure, due custodie cautelari in carcere, tre divieti di dimora. Due persone è stata notificata la richiesta di incidente probatorio perché hanno il permesso di soggiorno che sta per scadere e sono ospiti di un centro di accoglienza. Questo per scongiurare eventuali allontanamenti. In questi anni i carabinieri sono riusciti a tessere rapporti anche con le case famiglia per cercare di controllare il fenomeno. L'operazione è ancora in corso perché ci sono altri accertamenti da fare. Una delle cose più importanti è la risposta immediata che siamo riusciti a dare ad episodi, peraltro anche sconosciuti alla maggior parte della popolazione, ma che comunque i cittadini cominciavano ad avvertire per questi movimenti, per queste continue risse, questi continui incontri, scontri tra gruppi provenienti da aree geografiche diverse, i cui scontri non sempre è ben chiaro le motivazioni che ci sono alla base. Alcune volte sono terminati in rapine, estorsioni, altre volte lasciamo, e stiamo approfondendo ancora, se è anche legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono tutti quanti maggiorenni, la vittima in questo caso è un minorenne, accolto in casa e famiglia, ma le attività, devo dire, sono state facilitate anche dalla collaborazione proprio delle case famiglie e dei responsabili.